Ciao belli! Non so se vedrete mai questo video, ma io sono il record e ogni volta che registra il record è un casino e quindi andiamo a giocare. Iscrivetevi, campanella, codice Grax. Domatore per rompere l'ice. Voglio stare tranquillo. Oh mortai. Quello non dovrebbe essere... Ah! Questo è un altro di quei matchup che probabilmente dobbiamo vedere da Oyasu. La cosa positiva è che posso già ripartire. Non devo mai pushare dalla lane del mortaio. Devo fare doppia lane qua. Però lui non ha incredibile elisir, quindi posso anche fare una cosa di questo tipo. Domatore me sguscia via. Scoppiano i pipistrelli. Domatore sotto torre che fa uno. Due danni. Quasi tre. Doppio danno di moschettiere. No, un danno singolo. Quindi l'inizio è molto buono, ma devo cambiare lane. Devo cambiare lane. Se pushi la lane del minatore perdi sempre. Ricorda queste cose, Grax, che sono molto importanti. Congelino. Magari va a torre, sarebbe fantastico. Non ce va. Me conviene comunque pushare, fare pressing. Quando lui se barrica, ci fermiamo. Metterà il mortaio, lo mette, cannone, easy. Loghettino, easy. E vediamo. Bella la fireball, attenzione perché mi sa che è una hit. Esattamente. Sto facendo un bel pressing. Sono reduce dalla registrazione dei deck counter do Yasu. Mi sento veramente forte del 2.6. Guardate mo che schiaffi che prendo. Zitti, non lo dite a nessuno. Lui non riesce a starmi dietro con l'elisir. Quindi io posso anche continuare a pushare. Perché tanto c'ha pipistrelli. Se metter... Beh, qui so tanti danni, ragazzi. Questa è torre per me. Questa è torre per me. Occhio, veloce. Ok, non è una bella giocata per me. Per niente, infatti l'ha recuperata. E infatti mi ha preso pure la torre perché mi sono messi un capello in ritardo. Ha sbagliato a mettere il minatore. Se l'avesse messa avanti mi avrebbe letteralmente spaccato. Però io qui ho il log che va a pulire. Non dovrei prendere tantissimi danni dal mortaio. Quindi lo lascio crepare senza tirare la fireball. Perché se tiro la fireball automaticamente lui me ne mette un altro, capito? Quindi questa è una bella fireball, assolutamente sì. Sono molto in vantaggio. Non penso che possa mai farmi tropperrimi danni. E allora Grax, vattene sulla destra, perché lì è loggabile. Siamo stati fortunati che all'inizio lui non ha giocato molto bene. Cannone tattico. Anche se mette... Vabbè, qui è andato nel panico secondo me lui. Qui lui è andato sicuramente nel panico. Quelli li pulisco. Qua congelo, faccio di questo. So protetto, non gli do il tempo di caricare sulla parte di sinistra. Di conseguenza io vado a prendere la torre a sinistra, il domatore mi fa danni. Siamo a uno. Sì, un match point dalle 6-6, ragazzi. Match point 6-6. Con tanto di win molto chill, più 26. Non mi di che me la scripta. No, che sto a dire? Buono, Grax. Stiamo 88, quindi si può fare tranquillamente. Lasciate un like, iscrivetevi, campanella. Le sto vincendo tutte, sembra impossibile. Livello 13. E arco X sicuro. E arco X sicuro. 1000 per 1000. E arco X, ragazzi. Brutto matchup. Non lo so, eh. Con la Valchiria di solito ci sta il cavaliere. Un pochino più pesante rispetto al normale. Vediamo un po' che tipo di deck abbiamo di fronte. Tesla. Potevo tirare la fireball perché c'aveva la torre di livello 13. Questo arco X sicuro. Però la torre di livello 13 potrebbe darmi un pochitos di supporto. C'ho paura E invece domatore, regà. 2.8 livello 13. 2.8 livello 13, belli miei, non ci voglio credere. E qua scusatemi, ma mi devo far attivare la centrale. Se riesco a farmi attivare la centrale cambia totalmente tutto. Qualsiasi cosa. Torre centrale attiva. Peccato che mi prendo un danno, quindi log, cannone. Se prende il doppio danno, anche se mette la terremoto, non è un problema. Ho un vantaggio clamoroso. Torre centrale attiva, lui è livello 13. O è il più forte in assoluto, oppure non lo so. Però io penso che posso già cominciare a fare le mie rotazioni con fireball su Tesla. E io la fireball la metto sulla pirotecnica. Perché faccio... quasi due danni. Occhio perché qua mi serve sicuramente il moschettiere. Lui ha sprecato tanto. E mi faccio entrare qualche dannetto. Non è un problema. Forse devo chiappare
la Valkyrias. Dovrebbe essere doppio danno per lui e basta. Ok. Un po' rischiose, però ci stiamo. Abbiamo la stessa lane di push. Il bello è che io ho quasi 400 in più alla torre. Questo me l'ha regalato. Hit regalato. Golem del ghiaccio. Jump per forza. Metterà sicuramente la Tesla e sta botta a Fireball per prendere Valkyria. E il domatore va a torre. E il domatore va a torre e mi fa... regà, la torre al 13 se sente. La torre, ragazzi, al 13 se sente non poco. Questo lo stacchiamo. Qui ci vado di log. Non ha... Non ci posso credere, la terremoto. E questo qua va in giro con la fulmine. Impazzisco. Ma queste coppe, ma seriamente? Bella sta Fireball, domatore che potrebbe andare a fare un danno. Regà, le torri al 13. Però occhio perché c'è la fulmine. Occhio perché lui ha la fulmine. Quindi Grax cilla de là, se spreca la fulmine andiamo subito in push. Log. Dai Grax, due danni sulla torre. Non ho fatto il doppio danno, ma ho la possibilità già di riciclare. Fidatevi che non è semplice, questo è molto bravo. Vado. Pyro no problems. Tiro la Fireball, ma l'ho giocata male, ragazzi, Secondo me non è buona come giocata, diciamo. Questa comunque prende danni. Buona la fulmine. Regà, fidatevi che lui la sta giocando bene. E gli bastano due fulmini, quindi o me la gioco adesso o non me la gioco più. Ed è veramente tosta la situation. Buona la Fireball! Vai, domatore! Dovrebbe essere fatta. Ragazzi, l'ho vista un attimo male. Molto male quando ho visto quelle due fulmini tattiche. Ma questo quante coppe aveva? 6600 record. Incredibile. Quello di prima, 6600. Questo di adesso, 6600. Vediamo un attimo la classifica locale. A che punto sta, se sto in top Ida? Non sto in top Ida per 100 coppe. Dovrei spingere un altro po'. Sapete che vi dico? Doppia vittoria. Se perdiamo non è un problema. Abbiamo fatto doppio record di fila. Aggiornando il record stagionato, io faccio un altro match. Dopo due win, noi ritorniamo. 6638, questo è più alto di noi. Io sto vincendo e superando i record, quindi una botta di assestamento ce la potrebbe pure tirare. Metterei Ice Golem. Messo. Eccolo qua, carino, bellissimo. Ok, mi conviene fare così. Gli faccio sprecare instant la tornado, perché secondo me c'è pure la tornado lui. Cimitero, ragazzi. Cimitero. Allora, l'inizio è top per me. L'inizio è veramente top per me. Credo sia cimitero. Penso... E invece no, raga. Spero non abbia la fulmine, però. Perché se c'ha la fulmine... Questo lo volevo far tornare un attimo indietro. Perché almeno... aspettate. Ok, ho difeso. E c'ho pure una hit de moschettiere. No, ho fatto una bella difesa. Però lui ce l'ha tornato e la Goblin Cage. Se mi regala una hit si gode. Ok. Tutto secondo i piani. Siamo in vantaggio. È counter? Sì. È difficile? Sì. Impossibile? No. Sta Goblin Cage l'ha sbagliata per me, perché lui va a togliere le difese del domatore. Quindi io la posso tranquillamente far schiattare. E ci posso dire il log, fare chip damage togliendo anche lo shield. Moschettiere messo. Devo acchiappare, ragazzi, il principe, la torre e Mike Tyson. Buona la fulmine, non è un problema. Questo lo potevo far andare a sinistra, però così non carica. E quindi con un congelino dovrei starci dentro senza problemi. Ok, quello non è un problema. Il problema è che mi tocca mettere domatore e prendere pure una botta. Mamma mia, raga, che giocata! Non ho tirato la hit. Se tiravo la hit era perfetto. Questo va giù. Sto giocando quasi perfetto. Log. C'ha la fulmine. Ricordatelo, Grax. Non mi conviene pushare a sinistra. Mi conviene barricare sicuramente con doppio cannone. Il cannone l'ho messo molto bene. Ok. Occhi al draghetto. Ecco, quello potrebbe darmi problemi. Il draghetto sì. Però lui si gira leggermente. Quello riesco potenzialmente a toglierlo. Vado di questo. Vado di questo.
e abbiamo più o meno il draghetto maledetto, aggiungerei. Però prendo qualche danno. Mi tocca tirare subito un log, raga, se non mi arra la torre. Un attimo che devo andare a sinistra. Questo lo devo fermare a metà strada. Anche se tira la fulmine, ci stiamo. Buona la tornado sprecata, perché quello va giù. Quello va giù without problems. Non è semplice, ma non è impossibile, ripeto. È un matchup sempre molto complicato per me, ma non è impossibile. Deve tornare indietro sul domatore. E non prendo danni dalla torre. Ok. Ora, occhio. Vado di chip damage con log. Vado di draghetto che deve andare assolutamente giù. E qua, raga, provo il tutto per tutto. Corri, Grax, che se butta la fulmine spacchiamo tutto. Non può buttare la fulmine. Se butta la fulmine un matto, perché io, ragazzi, con il domatore su torre ho fatto una giocata clamorosa. Mi basta log e fire palla. Quindi l'ho vinta. Mi sto portando dei match assurdi. Oltre le 6600. E io voglio chiudere con il quarto match. Vi dico che stasera ho fatto il panico. Ho fatto 4 win in war. Le partite ladder le ho vinte tutte. Triplo record aggiornato. 6646. E io farei, penso, l'ultimo match. Non succede, ma se succede, Spartacus sbocciatori a posto. Questo qua c'è il bocciatore. Questo qua, ragazzi, palesemente il bocciatore. Me lo dice Grax. Mastino lavico. Comunque un doppio danno molto buono per me. Porca paletta, raga, questo è classic Mastino. Questo è classic Mastino. La fireball è pure messa male. È molto ga... no, è persa. È persa perché l'inizio è drastico. Non devo mettere assolutamente la fireball. Ah, c'è pure il minatore. Bene, ragazzi, molto bene. Vabbè. Ci può sta la sconfitta. Questa qua è per forza persa. È scrittata. Sono partito male. Diciamo che non ho assolutamente appreso nulla dal video di Yasu. Però mi è partito con subito gli sgherretti. Non ci si può fare niente. Però c'aveva pure i barbari. È diverso da quello lì classico col mastino mongolfiera. Diventa un po' fireball bait col minatore. Secondo me si abbassa ancora di più la possibilità di vittoria, perché il minatore te toglie easy con una palata il moschettiere e te prende aggro. Qui ci metto il golem. O gli si stacca il modem, oppure penso sia assolutamente impossibile. Provo a tirare una fire palletta giusto, regà, per pia un po' di damage. Anche se gli prendo una torre, per me va benissimo. Ma rischio di prenderne tre, in realtà. Perché questa la faccio potenzialmente andare a sinistra. Lui c'ha il minatore, ripeto, che mi dà problemi infiniti. Però la mongo... bellissima la zap. Capito che vi voglio dire, raga? Quello col minatore è veramente impossibile come match. Io faccio anche un altro match, perché questo qua ve lo do bonus. Provo a riconfermare eventualmente la situazione. Qua provo a prendermi una torre, vediamo se riesco a fare un mezzo predict. E mi accontento, vado avanti nel pass. Ho fatto, penso, anche di più di quello che potevo fare. Va pure a difendere lui, mi sembra quanto imbarazzante. Altro mastino, addirittura bis di mastini. Qua potrei tirare una fireball e pulire tutto quanto. Ce la tiro, tanto c'ho il doppio moschettiere. Bella per lui. Non prendo, credo, le tre corone. Salvo imprevisti. Sono più che contento. Spero solo che non mi metta la cimitero. Se mi mette la cimitero, prova a mettere in atto Fast and Furious Soyasu. Meno 33 mi avrebbe dato più 26. Ci riproviamo. Ultimo match. Secondo voi che c'ha questo signorino? Ho fatto 3 win di fila. Valutiamo. Per fortuna c'ho il domatore di prima mano, quindi posso partire. Ok, mongolfiera. Va bene. Parte subito con la mongolfiera, sì. Metto subito il cannone, assolutamente sì. Spero di staccarla leggermente, perché potrebbe congelare. Tira la zappa e si gode, si parte subito, vai. Spero non abbia il bocciatore. Dimmi che non ce l'ha. Deck, ragazzi, molto pesante. Però dovrei essere counter, eh? Dovrei essere counter, perché non c'ha né la congelamento né spell incredibili. Questo lo facciamo camminare in maniera molto tranquilla. Se prende danni, frecciata a manetta. E ok, senza problemi. Allenamento contro Bono Querpec e mongolfiera. Se la perdo, so pollo, però è tutta esperienza. Danni per lui. Qui c'ho gli scheletrini. Potrei andare a mettere il moschettiere, ce lo metto, perché tanto credo che lui andrà
a pushare la torre di sinistra, preciso. Il Pekka non dovrebbe ettare, ci stiamo. Se riuscissi a tirare instant una firepalla, ho fatto benissimo a tirarla. Ho fatto benissimo a tirarla perché posso già ripartire. Lui non ha tanto elisir. Ci metto pure gli scheletrini, così vado a fare sicuramente un hit a torre. Forse due, vai. Un hit. L'ho fatta. Ok, mi va più che bene. Golem del ghiaccio, potevo tirare pure il log. Però sono contento lo stesso. Il congelino davanti ce lo metto in modo tale che prende danni e il golem del ghiaccio può arrivare addirittura a torre e scoppiare. Buona quella zap. Potrei ripartire. Io effettivamente potrei ripartire. Io non so se lui c'ha tante elisir. Non credo abbia tante elisir. Ciarpecca e vi dirò di più. L'ha messo perfetto. L'ha messo, ragazzi, perfetto. Ora, moschettiere piazzato. C'ha la fulmine, ricordiamocelo. Quindi preferisco fargliela sprecare e preferisco far camminare il Pekka. Almeno non ci abbiamo problemi di nessun tipo. Lui se ne va e va bene. Domatore che parte. Qui sarebbe top acchiappare un Fireball Predict su Mago Zap. Però mi accontento di fare anche una cosa del genere, perché il domatore una hit la tira. Domatore una hit la tira. E lui non può comunque ripartire. Ma posso ripartire io. Log and iper mega giga firepalla, hit entrata. Questi sono danni pazzeschi per me. Cerca di proteggere il più possibile il moschettiere, almeno prendiamo un sacco di danni di vantaggio. Questo va tutto giù, occhio alla fulmine Grax, occhio alla fulmine, cerca di staccare tutto. E firepalla per farla andare verso destra. Easy peasy. Sto giocando di una pulizia veramente incredibile. Occhio che non c'è Arpecca, c'ha il mago zap o boscaiolo. Log, hit. Non ho hittato, è stato bravo quella zap. Se mi sbrigo tiro una botta di moschettiere e si gode. E sapete che vi dico? Bono quel pecca, bono quel pecca, bono quel pecca. Grax riparte, devi solamente buttare una fulmine sul mio domatore. E si gode. Ragazzi, la chiudo qua con un bel match. Il mastino non mi ha fatto tiltare e mi fermo poco sotto il record, ma credo di aver portato delle buonissime partite. 4 win, una sconfitta contro, vi faccio vedere gli ultimi, 6009, attenzione, e il signor Spartacus un 6009 con Mastino Lavico. Sono molto contento, like, iscrizione, campanella, sto sotto dei 3 coppe, ma proveremo a fare le 6 e 7. Un bacio, ciao belli, ciao ciao.